Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto il più cordiale e cordialissimo bentornato a Maurizio Bettini, noto e apprezzatissimo filologo classico. Ci limitiamo a ricordare i libri presentati in questa sede. Bizzarramente con Omar Calabrese nel 2003, Il mito di Elena con Carlo Brillante e Il mito di Narciso con Pellizzer nel 2004, Il mito di Edipo, immagini e racconti della Grecia oggi nel 2004, con Luigi Spina Il mito delle sirene nel 2007, Alle porte dei sogni 2009, con Cristiana Franco Il mito di Circe, immagini e racconti della Grecia oggi e Affari di famiglia, la parentela nella letteratura e nella cultura antica, presentati entrambi il 19 maggio del 2010. Elogio del politeismo, quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche, il 3 dicembre del 2014. Cioè, le sue incursioni nella narrativa, sempre molto molto interessanti, ricordiamo sempre in questa sede la raccolta di racconti con i libri del 98, Le coccinelle delle dune nel 2004, Voci nel 2008, Conto delle radici 2013, con l'obbligo di Sanremo nel 2014. Quindi è stato un ospite molto amato e molto perseguitato da me. È venuto dalle volte, come vedete. Abbiamo con noi Silvia Romani, che insegna lingua greca e mitologia classica all'Università di Torino. Si occupa di poesia arcaica, di teatro classico, in particolare di Aristofane, di antropologia del mondo antico. Ha lavorato sulla concezione della nascita nell'antichità, tema a cui ha dedicato una monografia, Nascite speciali, usi e abusi del modello biologico del parto e della gravidanza nel mondo antico, edizione dell'Orso del 2004. Ha scritto molti articoli e contributi su aspetti diversi del rito e del mito classico. De Agostini ha pubblicato i suoi libri per ragazzi, Iliade 97, Odissea 97, Mite Greci nel 98. Con noi anche Paolo Mauri, nato a Milano nel 45, chissà perché, ho messo anche la data, critico letterario e storico della letteratura, ha scritto monografie su Carlo Porta e Luigi Berta, è autore dell'opera eminente Einaudi 98, delle raccolte di saggi Corpi estranei, Sellerio 84, Nord, Einaudi 2000, Buio, Einaudi 2007. Ha curato l'antologia dei racconti, molto bella, mi è piaciuto tanto, Una frase, un rigo appena, Einaudi 94, e l'antologia di aforismi, L'arte di leggere, Einaudi 2007. Nel saggio Il mito di Arianna, immagini e racconti della Grecia a oggi, Maurizio Bettini, come di consueto, ha scritto in apertura una nuova versione narrativa del mito, un racconto ricco di fili, magie, presagi, simboli, che si intrecciano variamente per raccontare una storia ed evocare mondi. E Silvia Romani, poi, ci conduce con acume e saldezza filologica nel viaggio che il mito di Arianna compie, e questo è molto interessante, nel corso dei secoli, nelle varie culture e latitudini, nelle diverse interpretazioni, nelle mille raffigurazioni letterarie, pittoriche, musicali, ripercorrendo nella storia dalle sue origini alle più recenti attualizzazioni. Nel caso di Arianna, il filo è proprio ciò che la nostra eroina tiene in mano. Con il filo salva Teseo dal labirinto, ma non avrà la ricompensa dell'amore eterno. Sarà piuttosto solta, battuta, piantata in basso, in nasso, e lì avrà inizio l'epica avventura del personaggio che la ricercatrice in mitologia classica ricostruisce con la fibra filologica, uno stile brioso e avvincente, collezionando immagini e racconti dalla Grecia ad oggi. Con un'esausta e contagiosa passione, infatti, Silvia Romani si sposta da Creta all'Europa, dall'isola di Shakespeare fino alla Russia, dalla Seteva per intrecciare oltre altre ulteriori e nuove visioni e versioni delle gesta mirabili della principessa cretese,
e regina e dea e signora del labirinto, in un viaggio incalzante di peregrinazioni fantastiche che il lettore non potrà che seguire incantatissimo. Io darei subito la parola.